mi chiamo Paperinik. No, non io ovviamente, ma lui. Protagonista di questo volume nuovo per la collana Topolino Extra che Panini ci manda e che ringraziamo, che in realtà è uscito a fine febbraio, quindi insomma non troppo tempo fa, dai, diciamo così. Considerando che esce ogni due mesi, siamo ancora in linea. Ora, siamo nei parametri, come direbbe un grande. Com'è questo volume? Il volume in sé non è tanto l'argomento di cui oggi vorrei parlare, vorrei più che altro aprire una riflessione sulla testata. La testata Topolino Extra, che appunto esce ogni due mesi da ormai qualche anno, diciamo da quando Alex Bertani è il direttore di Topolino, propone delle ristampe di storie uscite effettivamente dal 2019 in poi. Abbiamo visto Area 15, abbiamo visto Foglie Rosse, abbiamo visto Mister Vertigo, insomma tutte queste storie uscite tutto sommato di recente su Topolino, riproposte poi in un bel formato, cartonato, con qualche editoriale. Ora, la riflessione è la seguente. Se vi ricordate, qualche settimana fa vi abbiamo parlato di un'altra testata che in realtà è molto simile a questa, che è Topolino Gold. Abbiamo qua il volume, ecco qua, Paperino dell'ingorgo continuo, un volume tutto sommato, ridono dalla regia, ma era un volume dal titolo sicuramente. Mi fa ridere per il tema. È un titolo, sì, è un titolo carino, però qual è il pregio di questo volume? È riproporre Paperino Pendolare, che effettivamente è una bellissima storia, per cui se un ragazzino di 16 anni, ma anche se una persona di 30, non l'ha mai letta, così comodamente se la legge. Ora, Topolino Gold ha ristampato anche Reginella, Rebo, insomma una serie di storie molto interessanti. Il grande limite, secondo me, di Topolino Extra è proprio riproporre queste storie così recenti, uscite negli ultimi anni. Ha veramente senso, dopo due anni, tre anni anche, che è uscita una storia, riproporla così con quelli che sono, diciamo, editoriali non particolarmente approfonditi? Sì, c'è qualche bozzetto, qualche intervista, ma su via, sappiamo, siamo abituati ai grandi editoriali di anni fa, non vogliamo fare per forza i nostalgici, però l'editoriale può essere veramente quel qualcosa in più in una riedizione cartonata, e qui purtroppo un po' manca. A un prezzo che è abbastanza onesto di 13,90, noi abbiamo l'opportunità di rileggere delle storie che obiettivamente abbiamo potuto leggere su Topolino un anno fa, sei mesi fa, due anni fa. E allora si apre un altro annoso tema, quello delle storie a puntate. Allora, l'obiettivo delle storie a puntate su Topolino è poi essere ristampate qua sul cartonato, cioè non apriamo questo vaso di Pandora, ma il tema è questa. È una bella operazione, secondo me, proprio perché permette di riapprezzare delle grandi storie del passato. Su questa, ahimè, ho qualche dubbio, ma ditemi voi, proprio perché il bello della riedizione è il ritrovare delle storie. Ritrovare delle storie che ho letto un anno fa, obiettivamente, non lo so, mi fa storcere un po' il naso. Poi, sul volume in sé, Gervasio piace, non piace, se ne leggono di tante, è sicuramente apprezzabile il suo tentativo di riproporre un Paperinik classico, un Paperinik vendicatore alla martiniana maniera, assolutamente le due storie non sono male. A tratti io ammetto che questa sua versione vendicativa è un pochino stereotipata, a volte è un pochino, cade un po' nel caricaturale, però in generale sono delle atmosfere, quelle di Martina, che Gervasio cerca di recuperare in maniera sicuramente apprezzabile. Il tema però è proprio questo: vale la pena ristampare questi volumi con storie così recenti? Secondo me no, ma ditemi la vostra. Ah, non parli della storia in sé. No, la storia in sé è uscita due anni fa. Allora, mi dicono giustamente di parlare un po' di più del volume, va bene, ok, giusto. Allora, il volume contiene due storie, sono circa 110 pagine. La prima è... Caccia Paperinik. Caccia Paperinik, grazie. La seconda è Mi chiamo Paperinik, di Gervasio, di Marco Gervasio e Davide Cesarello. Come sono le storie? Sono abbastanza intriganti, devo dire, soprattutto la seconda ha dei risvolti di trama nella seconda parte interessanti. I disegni, ahimè, secondo me non rendono perfettamente giustizia a un personaggio che cerca di ritrovare queste atmosfere martiniane, oscure, cupe, eccetera. A tratti i disegni non sono particolarmente dettagliati, gli sfondi non sono eccezionali. Secondo me sul disegno questo tipo di sceneggiatura potrebbe richiedere una cura un po' diversa. Però se volete recuperare le storie di Gervasio, apprezzate la sua rivisitazione di Paperinik in questa salsa un po' vintage, ci può stare, è un volume che di per sé ci può stare. Pochi editoriali, ahimè, questo l'abbiamo già detto, ma godetevi le storie. Ma
Mezzanotte. Mezzanotte. Cos'è? L'ora di Paperinic. Lo dice molte volte, ecco, diventa forse una certa un po'. Però va bene, a lui piace. Quindi mezzanotte. Mi piace che si sdoppia bene Paperino, Paperinic, no, doppia identità, parla in terza persona. A me queste cose piacciono. Sì. C'è Gastone perché... che è intimoritissimo da questa figura. Sì, un po' tutti, no? C'è questa aura un po' da diabolico indicatore che sembra un po' il crociato incappucciato. Questo sì. No, per cui, beh, leggete. Mezzanotte, l'ora di Paperinic.